Oggi è giovedì. Oggi è giovedì e va in onda una delle nostre rubriche del cuore. I consigli di Tess e Wendy. Ciao Wendy, come stai? Ti vedo vaporosa più del solito. Ciao Tessa, molto bene e grazie. In effetti mi sento una nuvola di bellezza pelosa. Wow, pensavo fingessi un po' di modestia, ma sei sempre una nuvola di vanità. Beh sì, ma resto umile e tranquilla. Ma tu piuttosto come stai? Ti vedo spettinata più del solito. Ma grazie mille, in effetti mi sento una paglia di schifezza. Wow, pensavo fingessi un po' di dignità, ma sei sempre una paglia di depressione. Beh sì, ma è una gioia per la tua gioia. Dai, scherzo, sei più suscettibile del solito, come mai? Beh sai, sono in quei giorni lì. Oh, povera. Già, sto fastidiosissima. Una fame da bovare, un caratteraccio da chihuahua in cattività e una odiosità come te. Ehi! Vedi? Vedo, ma è normale. Purtroppo ci tocca due volte all'anno. Lo so. La prima settimana è passata. Me ne tocca un'altra se tutto va bene. Ora stai nella fase del proestro che dura mediamente 9 giorni, con un minimo di 3-4 giorni ad un massimo di 20 giorni. Inizia con perdite ematiche vaginali, è caratterizzato da un'elevata concentrazione di estrogeni e termina con l'inizio della fase dell'estro, la fase da sfruttare o da evitare per l'accoppiamento fertile. Se magari mamma non vuole e tu non mi inviti mai ad uscire. Fatti due domande. Ce l'hai pure tu? Acidona? No, dicevo, l'estro ha una durata media di 9 giorni, durante i quali si ha una diminuzione della concentrazione degli estrogeni e un aumento della concentrazione del progesterone. Santo snack al formaggino, sei più acida di uno stura lavandino. Subito dopo l'estro c'è la fase del diestro che dura 2 mesi circa, in cui ci riempiamo di progesterone e nessun peloso, neanche quello di Brad Pitt, può avvicinarsi a noi senza rischiare i gioielli. L'hai detto, sorella! E dopo il primo giorno di parto, nel tuo caso immaginario, entriamo nella fase dell'anaestro, in cui produciamo pochissimo progesterone che dura circa 4-4 mesi e mezzo fino all'inizio del proestro e tutto punta a capo. Probabilmente sono tornata già al punto di partenza perché mi sembra che ci hai messo 6 mesi a fare la signorina so tutto io. Sempre fiato sprecato con te, ma perché perdo tempo? Ops, scusa. Dai, va bene, non voglio rovinarmi la giornata, anche perché vado a farmi una passeggiata con un border collie modello nel pomeriggio. Devo essere splendida e rilassata come sempre. Giusto per consolarmi un po'. Quindi ti perdono. Grazie, è già qualcosa. Ciao a tutti, amici. Ciao Tessa. Ciao Wendy. Il perdono è il profumo che la violetta lascia sul calcagno che l'ha schiacciata. Mark Twain. Amore, amore, povera bruttina mia. Che belle che sono, quanto le amiamo, quanti baci. Meno tantissimi. Male che oggi non c'è, che quella, sentire tutte queste. Ecco perché quella fa il piccio che vuole mangiare, poi non sì, vuole mangiare, mangia, non mangia. Capi, tu la tratti come una schifezza. Comunque va? Ringraziamo la splendidissima Federica Semplice per, per il doppiaggio della sua pelosa Wendy e per il montaggio di queste immagini. E che dire? Dai. Standing ovation! Un'ovulazione tutti insieme! L'ovulazione. Per la nostra qui psicopatica woman! Dai. Per i testi del cane e per fortuna fa vedere che è vanigliato il cane suo e che la mia invece è una grande figlia di pic maiuscola. Grazie Gianluigi, grazie voi, vedi la standing grazie. Come si dice ovulation? Ringraziano anche le due quadrupedi. Va bene.